Ciao a tutti, quella che avete visto in foto è mia sorella, Sonia Battaglia. Scusate se ogni tanto sposto lo sguardo, ma mi sono segnato alcune cose perché vorrei che questo messaggio fosse abbastanza chiaro. Ha fatto AstraZeneca il primo marzo, è sempre stata in ottima salute, mangia molto sano, peso forma, non ha mai avuto patologie, è sempre stata bene, bene, bene. Ha una splendida famiglia, un marito che la ama da 30 anni. Adesso si trova in coma all'ospedale del Mare a Napoli con un'emorragia cerebrale e vari trombi da tutte le parti, poi c'è un'embolia polmonare, insomma si è scatenato davvero l'inferno dentro questa donna. Ora, ripeto, è in coma all'ospedale in fin di vita. Non sappiamo, ci hanno dato pochissime speranze i dottori. Vi mando questo messaggio perché vorrei che arrivasse al Ministro della Salute, vorrei che lo condividiate, non che mettete solo un mi piace per favore, ma che venga condiviso da tante persone affinché arrivi a più persone possibile, magari se conoscete giornalisti, eccetera, che lo fanno girare ancora di più, perché è importante fermare questo vaccino. È importante fermare questo AstraZeneca. Lo ha fatto l'Olanda ieri, lo ha sospeso in attesa di chiarimenti. Cioè, è così che si fa. Io non sono un Novax, non entro nel merito. Tutti sono liberi di farsi o non farsi i vaccini. Non entro io nel merito. Però questo vaccino in particolare sta portando le stesse identiche reazioni a tutti quelli che muoiono o sono in situazioni gravi, cioè emorragia cerebrale e trombi. Quindi è chiaro che c'è una correlazione. Allora chiedo al Ministro della Salute di bloccare questo vaccino e di scoprire qual è la correlazione, perché mia sorella non meritava adesso di stare in ospedale con un'emorragia cerebrale in fin di vita. Non lo meritava, una famiglia splendida, tre figli meravigliosi. Il secondo figlio si doveva sposare tra poco, lei era contentissima di avergli regalato la cucina, quindi non è un numero, non ci trattate come numeri. Mia sorella non è un numero. Mio cognato è andato in ospedale l'altro giorno e gli ha portato le fragole. Le fragole perché a lei piacciono tanto. C'è una persona che porta le fragole ad una donna che è in coma. Le ha date al dottore, ha detto: dottore, per piacere, datele a mia moglie, che gli piacciono tanto. Le ha fatti commuovere. Le ha fatti commuovere, quindi capite come sta mentalmente. Quindi siamo tutti molto male. Anzi, se c'è qualche ematologo, qualcuno che possa aiutare la nostra famiglia, perché mia sorella è ancora viva. Metto anche i numeri di telefono sotto dei miei nipoti affinché li possa contattare e magari dare dei consigli o capire se si può fare qualcosa. Però il messaggio importante è proprio fermare questo vaccino affinché non vi capiti a qualcun altro il proiettile in canna, è come una roulette russa. Se capita il proiettile in canna, allora sei fregato. Altrimenti no, quindi bisogna trovare la correlazione, non dico di togliere i vaccini di mezzo, ma di fermare AstraZeneca e trovare la correlazione. Finché non si trova questa correlazione, di bloccarlo e di non darlo a tutti così, in maniera indiscriminata. Mia sorella l'ha fatto per propria scelta, perché lei lavora a scuola nella pubblica amministrazione e quindi l'ha fatto per un senso di dovere, perché ha a che fare con i ragazzi. Quindi è vero che non è stata costretta, ma l'ha fatta per un senso di dovere. Non è giusto che una persona debba rimetterci la vita o la salute perché lo Stato non decide di fermare questo vaccino. Ancora oggi parlano che non ci sono correlazioni, le dovete trovare le correlazioni perché è chiaro che ci sono. Tutte le persone che hanno sintomi gravi o che muoiono hanno trombi ed emorragia cerebrale, tutti uguali, quindi una correlazione c'è. Bisogna capire qual è, bisogna trovarla, finché non si dia in maniera indiscriminata questo vaccino a tutti. Io vi prego di condividere questo video, di condividerlo tante volte, non di farlo passare così inosservato come un numero qualsiasi, non ci devono trattare come i numeri le multinazionali, non ci deve trattare come numeri lo Stato, per piacere anche noi non ci trattate come numeri, se siete tra le mie amicizie. Condividete questo video perché è molto molto importante anche per i figli, affinché possa avere un aiuto, ma affinché almeno non capiti la stessa cosa ad altre persone.
questo è il messaggio. Io vi ringrazio di aver visto questo video fino alla fine, vi lascio anche sotto il profilo di mia sorella che si chiama Sonia Battaglia, non so se l'ho detto durante il video, si chiama Sonia Battaglia, vi lascio il profilo, se andate sul suo profilo ci mettete anche un semplice cuore perché la preghiera di tante persone a volte può arrivare davvero al cuore, davvero al cuore. Quindi grazie ancora di aver visto questo video e condividetelo.